storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. Sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si
giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.